quarta vittoria consecutiva per la Lazio di Castagnier, oggi sola al comando della classifica. Contro il Rimini si è registrato il debutto di Stefano Chiodi al centro dell'attacco biancazzurro. Dopo un'assenza di 6 mesi a causa della squalifica per lo scandalo del Totonero, Chiodi ha dimostrato di poter offrire alla squadra quel peso offensivo che a volte le è mancato in passato. Contro il Rimini, quindi, ci si aspettava una vittoria facile e tanti gol per la Lazio, e invece la formazione biancazzurra ha vinto con il minimo scarto, pur creando molte occasioni da gol, e nel finale ha pure tremato sotto la vibrante e disperata pressione degli ospiti. Al 44esimo, l'episodio principale della partita. L'arbitro olanese, dopo aver concesso questo gol di Mastropasqua, lo ha annullato per un precedente fuorigioco di Greco. Ecco la decisione milanese. Nella ripresa, la manovra della Lazio si è fatta più disinvolta e dopo questo atterramento in area di Buccilli su Mastropasqua, la Lazio è passata in vantaggio. Punizione di Citterio dalla destra e botta al volo di Viola. 1-0 al 6° minuto. Con il passare del tempo, la Lazio, invece di cercare il colpo del KO definitivo, ha lasciato troppo spazio a Rimini, che così è uscito dal suo guscio e si è fatto minaccioso per 2 volte con Mazzoni.